E volete una ricetta super 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 veloce del giorno? Quella che si spocca solamente una ciotola, punto e basta? Ecco, oggi. Che si mangia? Che si mangia oggi? Oggi si mangia l'insalata. Qua dentro stesso ci metto la carne simmenta. Che sto a mangiare di oggi? Mio marito già stava iniziando. Andiamo in pescheria, compriamo un poco di pesce. Compriamo quello. No, Ceresi, mangiamo leggeri. Non ti preoccupare, basta che si mangia. Metto tutto qua dentro, tanto siamo io, lui e mio figlio Cristian. Oggi a pranzo. Quindi, ne abbiamo tutti venire. Tre scatolette e un po' di insalata. Oh, presto presto e veloce veloce, avete visto? Ora io che faccio? La condisco olio, aceto e sale, arrimino tutte cose, mescolo tutte cose e oggi si mangia questo presto presto e veloce veloce, perché ora devo spostare, devo andare a prendere a Cristi a scuola, perciò non c'è sto tempo a mezzogiorno di mettere le pentole sopra, non c'è. Già ho cucinato per le due, perché ora esce alle due. Perciò, ti viene di mettere le pentole sopra alle due? No. Ti viene di cucinare prima che per lui si mangia di mangiare tutto già che poi è freddo? No. La puoi fare la pasta prima che lui viene alle due? No. Perciò, dobbiamo trovare ricette super veloci. Perché a pranzo deve essere così, perché escono i ragazzi da scuola. C'è chi viene prima, c'è chi si ritira dopo, c'è chi esce e lui alle due e mezzo. Una ricetta per tutti, insalata e carne simmenta. Poi, panino con prosciutto crudo, per chi ha ancora fame, e siamo a posto. Le ricette dell'inverno per quando c'è la scuola sono queste. E non è che ci possiamo abbigliare noi mamme, non ci possiamo abbigliare tutti i giorni, quello esce alle due, quello all'una e mezza, chi non la pigliare, chi non la accompagnare, devi lasciare le pendole sopra. Non si può fare questa vita, non si può fare, no.